Sono Andrea Angiolini di Algoritmica. Algoritmica, per chi di voi non la conosce, è una realtà che si occupa di trading sistematico, di borsa, trading automatico e che si occupa di formazione in questo ambito. Algoritmica, a me piace chiamarla sempre un'app di professionisti, è questo, e infatti, quello che vi andiamo a presentare oggi è un po' il nostro panorama formativo, lasciandovi ovviamente dei concetti già immediatamente utilizzabili, che sono poi degli spunti di approfondimento dati anche da alcuni dei professionisti che collaborano con Algoritmica. Uno fra questi è il dottor Domenico Dall'Oglio, che si occupa di opzioni, nel caso del rapporto con Algoritmica, il dottor Francesco Placci, che è un trader privato, che ci supporta nell'attività di formazione dei nostri discenti nel percorso di apprendimento di formazione sui trading system. Anch'io sono uno dei docenti, Emilio Tomasini è uno dei curatori del corso, quindi magari lascio la parola un attimo a Francesco per spiegare quello che è un po' il suo percorso. Dovremmo tagliare un po' i tempi che ci eravamo dati, quindi speriamo di lasciarvi comunque qualcosa rispetto a quello che era nelle nostre previsioni. Salve a tutti. Quindi io sono Francesco Placci, sono un trader privato, mi sono avvicinato da relativamente poco, ormai 5-6 anni, al trading sistematico. Come quasi tutti, ho iniziato con il trading discrezionale, con, diciamo, alterni successi, no? Quando si inizia a fare trading, delle volte è abbastanza difficile essere profittevoli fin da subito. Il trading sistematico è venuto un po' per volta, proprio dall'esigenza di capire quello che funziona o non funziona sui mercati, perché c'è effettivamente un eccesso di letteratura, di libri, internet, un'altra grossa risorsa, ci si perde, c'è un eccesso di informazioni. Quindi il percorso è stato quello di sostanzialmente avvicinarmi al trading quantitativo per capire, testare le idee di trading prima di metterle in pratica. Allora, per esigenze, diciamo così, di velocità, non entrerei troppo nel dettaglio delle slide, anche perché i nostri colleghi prima vi hanno già spiegato cosa sono i trading system, quindi non voglio annoiarvi. Semplicemente, i vantaggi del trading quantitativo possiamo dire che siano la verificabilità, la quantificazione del rischio rendimento, l'obiettività, la consistenza, l'estensibilità, la trasmissibilità del sapere, il distacco emotivo, cosa che diciamo, secondo me, sono aspetti più significativi, e anche l'aspetto tempo, perché consente al trader di avere parecchio tempo disponibile per studiare, per approfondire metodologie o anche per fare altro. E questi due aspetti insieme, secondo me, fanno un po' la differenza. Consentono anche al trader di, diciamo così, tradare un numero di mercati che altrimenti sarebbe impensabile tradare da un punto di vista discrezionale. Per fare un esempio, io attualmente ho attivi sui 15 sistemi di trading, tra i 10 e i 15, e su vari sottostanti diversi, alcuni cross valutari, ce ne sono 5 attivi in questo momento. Future azionari, che sono, diciamo, la parte predominante, alcuni ETF, la volatilità, le opzioni, anche queste tradate con modalità di tipo sistematico, quindi non discrezionale. Gli ordini sono inseriti a mano, ma le logiche sottostanti sono sempre riconducibili a precisi setup di ingresso e di uscita, predeterminati sulla base di backtest che sono stati fatti. Quindi applicare una strategia di trading consente, cioè, tramite il trading system, consente di quantificare bene il rischio e il rendimento e avere quella fiducia necessaria che bisogna, diciamo così, avere per forza per non abbandonare una strategia che è vincente, ma inevitabilmente ha dei momenti difficili, dei momenti in cui perde soldi. Scusate, ma devo necessariamente andare abbastanza Ci metteremo poi velocemente. sul sito le slide. Si metteremo sul sito le slide. Qui ho voluto far vedere alcuni indici che sono
indici relativi ai rendimenti del trading professionale, discrezionale oppure sistematico. E vengono, diciamo così, preso un paniere di fondi che agiscono in maniera discrezionale, e per discrezionale si intende che almeno il 65% di quelle delle decisioni di trading sono fatte in maniera discrezionale. Comunque vedete che anche in questo caso c'è una discreta componente, un 35% di trading di tipo meccanico. Questa è l'equity line. Questi invece sono i rendimenti del trading puramente meccanico. La realtà comunque fa vedere che i rendimenti sono abbastanza simili, forse i drawdown sono un pochino più accentuati. Questo sicuramente dipende anche dalla dimensione di questi fondi che utilizzano queste metodologie. Noi sappiamo che come piccoli trader abbiamo un grosso vantaggio, uno dei pochi vantaggi che abbiamo rispetto ai grandi investitori è che siamo piccoli e riusciamo a muoverci in maniera più agevole, tradare strumenti che altrimenti i grossi fondi non traderebbero perché non hanno liquidità sufficiente per avere delle buone performance. E le migliori performance dei migliori hedge fund, bene o male, hanno un rendimento costante nel tempo dal 20 al 25%. Poi ci sono delle eccezioni magari anche significative, ma negli ultimi anni chi è riuscito a dare un 25% di rendimento annuo si trova nell'Olimpo. Ho segnalato questo libro molto interessante che parla di hedge fund con interviste anche ai protagonisti. E ho voluto far vedere quello che è invece un equity di portafoglio reale con un sistema, un portafoglio di sistemi effettivamente tradato al mercato. Quindi parliamo di portafogli di performance nettamente superiori. Noi siamo favoriti, come dicevo prima, perché siamo piccoli, riusciamo a tradare strumenti, a entrare e uscire dal mercato in maniera abbastanza libera, cosa che i grossi gestori di fondi non riescono a fare. Parliamo di rendimenti su 3 anni intorno al 300%, con drawdown che si sono attestati intorno al 19-20%. Vedete l'ultima fase dell'equity line abbastanza complicata perché chiaramente quando ci sono degli shock di mercato come ci sono stati quelli di agosto, parecchie metodologie soffrono, ecco, diciamo che è difficile. È per questo che parlavo di fiducia, nel senso che non staccare il sistema e mantenere fede, diciamo, alle regole che ci si è dati non è assolutamente facile anche per un trading sistematico. Volevo sostanzialmente far vedere un pochino quelle che sono delle performance realistiche di portafoglio che si possono ottenere con delle metodologie di tipo sistematico. Molto velocemente, vediamo un 24, un 78, un 40% negli anni scorsi, il primo anno siamo partiti ad aprile, e nell'ultimo anno, nonostante comunque il drawdown significativo, siamo comunque positivi di un 26% se leggo bene. Qui c'è una veloce, diciamo così, evidenziazione di quelli che sono i sottostanti tradati, quindi ci sono futures sull'azionario, Forex, Bund con titoli di debito, ETN sulla volatilità, ETF, azioni e opzioni. Questo è un po' il mix di portafoglio. Noi siamo una società che si occupa di trading system, tutto quello che riguarda l'affitto, la produzione, lo sviluppo. Per quanto riguarda il discorso formativo, abbiamo un percorso formativo molto interessante che si chiama Diventare Quant, in cui insegniamo ad utilizzare una piattaforma di trading. Ora, è difficilissimo riassumere tutto in 10 minuti, in 5 minuti, però vi voglio lasciare qualcosa. In questo percorso formativo, appunto, insegniamo ad utilizzare una piattaforma di trading, quindi cosa facciamo? Diamo ai discenti dei codici sviluppati da terzi e li insegniamo a saperli valutare, a valutarli. È chiaro che il processo di selezione e valutazione di trading system è un processo lungo e difficile che presenta diverse fasi.
E noi appunto durante questo percorso lo vediamo. Ad esempio, adesso siamo arrivati alla quinta lezione, stiamo valutando un pacchetto di sistemi di un broker americano che li ha sviluppati una decina di anni fa su tutto l'azionario americano. Quindi è interessante vedere come adesso sono io interessato a vedere come nella prossima lezione i discenti avranno reagito all'identificazione di quelli che sono i sistemi migliori all'interno del pacchetto. Sostanzialmente, nelle prime lezioni abbiamo insegnato a mettere i dati all'interno della piattaforma, a caricare il trading system, adesso abbiamo iniziato a fare la valutazione. Quindi, quando si parla di piattaforma di trading system, non è niente di complesso o inarrivabile, è qualcosa che deve essere valutato per step. E in tutte le sue fasi, quindi quando dico che non è complesso non significa che sia semplice, però sapendo bene che cosa guardare prima o dopo si può riuscire ad ottenere i risultati che magari faceva vedere prima Francesco, perché poi alla fine i risultati di Francesco sono tutti risultati derivanti dalla valutazione di un trading system poi messo al mercato. Quindi in questo momento stiamo praticamente caricando diversi trading system. Quella che vedete è Multicharts, è una piattaforma di trading che vi permette di caricare al suo interno diversi sistemi, appunto. E questi diversi sistemi producono un report che si chiama Strategy Performance Report, che vi permette di vedere su quella curva con quel controvalore di investimento che risultati ha prodotto il sistema. Ad esempio, questa è una equity curve dettagliata che vi mostra come si è evoluto l'investimento intra-trade. Ci sono diversi tipi di curve, e ad esempio questa non è sicuramente la migliore perché per quanto sia positiva, innanzitutto guardate sempre il numero dei trade quando fate l'analisi di un trading system che deve essere consistente. Se fate l'analisi di un trading system su barre settimanali, sui fondi o sulle azioni però di investimento a medio-lungo periodo dovete necessariamente fare un portafoglio perché avrete poche operazioni da valutare. Quindi il primo elemento che ci aiuta a scremare quelli che sono i trading system migliori o peggiori, e chiaramente è solo la prima valutazione, è la equity line. Ora ci sono diversi tipi di equity line, potete vedere se la logica funziona meglio long o meglio short, o comunque qual è il grado di affinità di combinazione fra le due metodologie. Potete iniziare a vedere, ad esempio, qual è l'average trade. L'average trade vi ritorna sempre il grado di trattabilità di un sistema. Quindi tutto ciò che riguarda che è associato all'average trade è quanto è capiente questo trading system rispetto a quel sottostante. Grazie all'average trade lo capite. Chiaramente varia a seconda il grado, varia a seconda del sottostante e del controvalore di investimento che stiamo andando ad effettuare. Però attenzione, ripeto, fate sempre attenzione al numero di operazioni. Ci sono altri valori del performance report che vanno analizzati. Ora purtroppo qui devo andare un po' più veloce, non riesco a farvi vedere esattamente quello che volevo. Però vi invito a collegarvi sul nostro sito perché, come vi dicevo, quello che mi preme è lasciarvi comunque qualcosa. Funziona ancora. E trovate, infatti non funziona più, va a fasi alterne. Trovate diversi video formativi free, ad esempio le prime lezioni del corso, alcuni webinar in cui abbiamo spiegato come si sviluppa un trading system, tutto materiale informativo completamente gratuito che vi invito a visionare, al di là del corso, non corso, proprio per iniziare a capire meglio quelle che sono le dinamiche di valutazione di approccio all'uso dei trading system. Quindi,
Ultimamente stiamo pubblicando molti video, ad esempio sul nostro canale di YouTube, sempre video formativi. Sto per farvene vedere uno. C'è un video che abbiamo fatto io e Francesco insieme, proprio il secondo, partendo dall'alto, in cui mostriamo come costruire un trading system partendo dalle regole, proprio anche come programmarlo col codice aperto, ovviamente, che si vede. Qui facciamo vedere un backtest di un trading system. Ecco, io vi invito ad andare a visionare questo materiale perché sicuramente può essere un bel materiale di supporto, in fase di approccio al trading sistematico.